Dall'uso e il commercio della marijuana per scopi terapeutici alla violenza connessa all'uso delle droghe, a volte anche nei confronti dei genitori. Danni irreversibili li ha definiti il maggiore Antonio Corvino alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, che oggi ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Severi di Salerno, che nell'ambito di un progetto di legalità ha messo in calendario 10 confronti con gli alunni della scuola situata nella parte orientale di Salerno, frequentata da oltre 1000 studenti. I pericoli, ma anche i luoghi comuni legati al consumo di droghe, sono stati affrontati con un linguaggio semplice, diretto ai ragazzi delle prime classi che, con curiosità ed attenzione, oggi hanno posto domande e hanno fatto considerazioni seguendo il percorso logico di un racconto che ha spiegato loro come quello che può iniziare come la ricerca di un divertimento o la soddisfazione di una curiosità possa avere conseguenze gravi e segnare la fedina penale per sempre. Il tema è quello, insomma, è indirizzarli sulle scelte giuste, nella consapevolezza che ogni azione ovviamente corrisponde a una conseguenza, e quindi devono ovviamente capire quali sono i danni penali, amministrativi e sulla salute di chi fa uso di stupefacenti. Ecco, lei che idea si è fatto? Che i ragazzi magari si avvicinano alla droga più per curiosità oppure inconsapevolmente, non coscienti dei rischi che corrono? Sì, diciamo che è un mix di un po' tutti questi aspetti, no? Si va dalla curiosità alla noia e anche dall'incoscienza e dal non sapere, dal non conoscere quali poi appunto sono le conseguenze, sia amministrative sia penali che ovviamente sulla salute. La dirigente scolastica del liceo, Barbara Figlioli, ha espresso parole d'elogio per la sinergia e la collaborazione siglata con l'Arma dei Carabinieri e in modo particolare proprio con il comandante della Compagnia di Salerno, che ha offerto la sua disponibilità a partecipare alla serie di incontri. Vorremmo trasferire ai ragazzi quelle che sono le conoscenze e le competenze giuste per poter operare loro una scelta consapevole per evitare poi degli errori e soprattutto essere pronti ad assumersi le responsabilità. Questi incontri si inseriscono all'interno di un progetto più ampio, il progetto alla legalità, e permettetemi di ringraziare la Compagnia dei Carabinieri di Salerno nella persona del maggiore Corvino Antonio, che è proprio lui che sta incontrando tutti i ragazzi di questo istituto. E proprio per dare maggiore significato a questo incontro, che stesso il maggiore ha suggerito di fare piccoli incontri per età, per evitare appunto che potesse soltanto servire per i ragazzi, ecco, marinare, come suol dire, la scuola o l'ora di lezione, ed è giusto anche calibrare questi interventi a seconda dell'età dei ragazzi. Abbiamo iniziato con le prime classi e man mano raggiungeremo anche le classi, ovviamente le quarte e le quinte, dove eventualmente il problema è maggiormente sentito.